Oggi ricettina veloce ragazzi, utilizzando due porri e due patate lesse che avevo in frigorifero per un peso totale di 200 grammi. Diamoci da fare perché è veramente super veloce ma soprattutto è stragolosa. Seguitemi. Iniziamo lavando bene bene i porri. Io faccio entrare l'acqua all'interno così, in modo da togliere la terra, perché di solito accumulano un pochino di terra all'interno. Rimuoviamo la parte sotto della radice, così, ecco qua, e tagliamoli a fettine. Non sottilissime, ma neanche proprio spesse. Questi sono pronti, quindi li metto da parte e dentro ad una ciotola vado a schiacciare le patate. Non serve togliere la buccia che rimarrà intrappolata all'interno dello schiacciapatate. Ecco qua. Alle patate aggiungo 100 ml di panna, un pizzicone di sale, parmigiano a sentimento, circa 2 cucchiai, io col formaggio sapete, no? Abbondo sempre. Una bella macinata di pepe nero al momento, e se la volete fare un pochino più leggera potete sostituire la panna con della ricotta, oppure va bene anche un uovo, viene buono uguale. Ovviamente il sapore non è lo stesso, però è sempre una buona ricetta. Mescoliamo bene così. Prendiamo un rotolo di pasta a sfoglia, con una rotellina oppure con un coltello andremo a ritagliare delle strisce larghe circa 2 dita, così, così. Queste strisce le appoggiamo sopra alla pasta in questo modo. Taglio l'eccesso. Così creiamo un cornicione per ricevere il ripieno. Mo prendiamo la pasta sfoglia e la mettiamo in teglia, così, bella garuccia sistemata. Adesso prendiamo il ripieno e facciamo per benino. Appoggiare sopra le rondelle di porro, così. Eccola qua, adesso vado ad aggiungere dei tocchettini di burro. Eh sì, ci voleva anche questo. Sono piccolini, il video non rende, ma sono piccolini. Ora se volete potete lasciare in questo modo i bordi, oppure passateli con un po' d'acqua o anche un tuorlo, insomma quello che preferite. Prendiamo l'avanzetto di pasta, che mi raccomando non va buttato, e facciamo 4 paline. Cerchiamo di dare la stessa dimensione. Schiaccio un po', semi di sesamo nero, li vado a spolverare così solo sui bordi. Un altro po' di parmigiano, che non guasta mai, ma proprio poco, sarà un cucchiaino. E ora via in forno statico a 200 gradi per circa 20-30 minuti, dipende molto dal forno. Ed ecco a voi il risultato. Ora impiattiamo. Croccantissima. Mamma mia. Assaggiamola? Direi di sì. Assaggio?
Me l'ha visto Piero. Il bordo rimane stracroccante, sentite.